Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben trovati. Io sono Giulia Maestrini, questo è il nostro appuntamento del mattino, lunedì 4 maggio. Benvenuti nella fase 2. Inizia oggi quella che è stata appunto chiamata la fase 2, anche se in realtà, come sappiamo bene, in Toscana alcuni allentamenti c'erano già stati grazie alle ordinanze volute dal governatore Enrico Rossi, ma oggi è quella che appunto definiamo fase 2 ai sensi delle norme governative, dei decreti. Riapre, inizia a riaprire il paese, si stima che oggi tornino al lavoro poco meno di 4 milioni e mezzo di persone, riaprono le costruzioni, i grandi cantieri, la manifattura soprattutto e tutto quel commercio all'ingrosso che è legato a queste attività, quindi chiaramente iniziano a spostarsi le persone, i mezzi pubblici sono stati rivisti con regole nuove, dal distanziamento sociale all'obbligo di mascherina su tutti i mezzi e in alcune regioni anche dei guanti. È un grande test, quello di oggi è un grande test, vedremo cosa succede nell'arco della giornata, ma soprattutto come funziona la gestione giornaliera, ma soprattutto lo vedremo nei prossimi giorni come andranno le cose e poi fra un paio di settimane anche come se dovesse cambiare la curva. La paura è quella che la riapertura possa far chiaramente rinalzare il numero dei contagi. A tal proposito il Premier Giuseppe Conte è stato molto chiaro anche con le regioni: al primo segnale di contagio, di ripartenza dei contagi, richiudiamo tutto. Quello di oggi è un grande appello alla responsabilità. Da tutte le parti arriva più o meno lo stesso messaggio: non si può normare tutto, non si può stabilire tutto, ogni vincolo, si fa un grande appello al senso di responsabilità e di civiltà delle persone. E è un po' un test anche per il paese, se vogliamo, per capire la maturità del paese di fronte alle emergenze e alle questioni nazionali. È proprio questo il titolo del Corriere della Sera, andando sui giornali nazionali con una rapida panoramica delle principali notizie, che titola appunto 4 maggio la ripresa, l'ora della responsabilità. L'appello di Conte: tornano al lavoro 4,4 milioni di italiani, vittime il dato più basso da quasi due mesi. Ieri il dato delle vittime e dei contagi è stato il più basso dal 10 marzo, in calo continuo, anche se resta l'anomalia di Milano e della Lombardia in genere. Sul Corriere della Sera c'è proprio un appello di Giuseppe Conte che dice esattamente quello che stavamo dicendo, l'ora della responsabilità, e lancia un messaggio agli italiani affinché siano loro i primi a collaborare fattivamente perché questa fase 2 non sia l'anticamera di invece di un ritorno alla chiusura. Ancora su Repubblica, inizia la fase 2, il titolo al centro pagina di apertura è proprio di nuovo l'appello: se il virus torna chiudiamo, e questo è appunto la promessa. Dal lavoro ai trasporti, oggi l'Italia comincia a riaprire. La task force scientifica del governo avvisa pronti a una marcia indietro. Appello di Conte: servono responsabilità e senso civico. Le prossime 3 settimane saranno decisive per il futuro del Premier e mi permetto di aggiungere anche del Paese, perché se si dovesse tornare a richiudere sarebbe veramente poi un disastro. E poi via i test per 150.000, ma non garantiscono l'immunità. Questi sono i test sierologici di cui abbiamo parlato a lungo. Quindi da tutte le parti arriva questo appello al senso civico e alla responsabilità. Quello che in Toscana un po' abbiamo già visto nei giorni scorsi, l'ordinanza voluta dal governatore Rossi ha portato in giro un sacco di gente già nel ponte, insomma nel weekend del 1° maggio, un vero e proprio ponte, lo si è visto anche in centro, bastava camminare per il centro per vedere tante persone anche in Piazza del Campo sedute anche a gruppi. Non esattamente gruppi di congiunti, che ricordiamo sarebbero solo quelli che si possono spostare insieme, perché sì, si possono fare le passeggiate, l'attività ludico-motoria, ma in modo individuale o con i congiunti conviventi. Invece abbiamo visto in giro anche tanti gruppi di amici, conoscenti, insomma, e
lo stato di, appunto, il senso di responsabilità e civico è quello a cui dobbiamo fare appello. L'altra notizia importante che è sui giornali, arriva da oltreoceano, Repubblica la mette in taglio alto, è quella del, degli Stati Uniti. Pompeo accusa la Cina colpevole dell'epidemia, gli USA puntano il dito contro i laboratori di Wuhan. Ieri l'ennesima uscita a questo proposito, stavolta del segretario di Stato Mike Pompeo, che ha detto sostanzialmente che il virus è partito appunto dai laboratori cinesi, non più come dicevano all'inizio con dolo ma come errore. Fatto sta che insomma torna questo tema anche a centropagina nel Corriere, che usa proprio la foto di uno dei laboratori di Wuhan come foto di centropagina. A fondo USA, il virus partì dal laboratorio di Wuhan. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo attacca appunto la Cina. E questo è infine ancora l'ultimo tema, quello sui congiunti, che e in generale su tutte le regole. Il Corriere della Sera oggi fa 4 pagine con tutte le regole, tutte le interpretazioni del nuovo decreto, cosa si può fare, cosa no, le famose FAQ, le domande frequenti che il Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo anche online, cosa si può fare e cosa no. Ricordiamo, i congiunti sono considerati soltanto parenti e persone con relazioni stabili, mentre non vengono inseriti gli amici. E queste sono sostanzialmente le principali notizie che arrivano dai giornali nazionali. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo con gli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Lunedì 4 maggio, primo giorno della fase 2, è quello insomma che segna la riapertura in molti settori dell'Italia. C'è da dire che a Siena probabilmente la vedremo in modo più blando. Anche questa mattina, arrivando in radio, insomma, abbiamo visto che la situazione non è molto cambiata dai giorni scorsi. D'altronde quelli che sono i settori in riapertura sono anche quelli che a Siena forse incidono meno proprio per il tessuto lavorativo e produttivo della città. Però sarà interessante capire nelle prossime ore insomma cosa succede, soprattutto sui trasporti, che sono un po' il nodo fondamentale. Ricordiamo che sui trasporti pubblici sarà necessario indossare sempre la mascherina. L'ATM consiglia a Siena anche i guanti monouso, anche se non sono obbligatori, mentre invece la mascherina è obbligatoria. Sarà necessario seguire le disposizioni di distanziamento sociale, non tutti i posti saranno possibili da utilizzare, non tutto il mezzo potrà essere occupato, per cui ci saranno soltanto pochi posti a disposizione. Questo probabilmente aumenterà un pochino le attese e insomma ci vorrà un po' di pazienza da parte di tutti. Intanto quello che ha già riaperto nei scorsi giorni, grazie alla deroga della prefettura, è lo stabilimento della Whirlpool, che insomma la maggiore industria che c'è alle porte di Siena, con le sue 300 persone che sono tornate al lavoro dopo una lunga intesa anche con i sindacati, la firma di un protocollo di sicurezza per mettere appunto in sicurezza tutti i lavoratori, e anche una grande richiesta da parte del mercato. Nei giorni scorsi, prima del ponte, c'era stato anche il sindaco De Mossi in visita agli stabilimenti, proprio per vedere in che modo lo stabilimento della Whirlpool sta lavorando e cosa lo aspetta nel futuro. Vediamo il servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV. È fondamentale sentire il rumore della produzione, perché prima ancora che l'economia conta la dignità individuale, la certezza del lavoro è in questo momento assolutamente fondamentale. È bellissimo vedere questi frigoriferi, questi congelatori in movimento.
Il sindaco Luigi De Mossi ha fatto visita alla Whirlpool. La fabbrica ha riaperto lo stabilimento il 23 aprile. Le attività sono riprese gradualmente nei primi giorni per verificare il buon funzionamento delle misure messe in atto a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori, e da martedì le linee produttive sono riaperte contemporaneamente. Per me conta l'occupazione e conta la qualità, e qui ci sono tutti e due. Spero che questa occupazione prosegua e spero che ci sia il rispetto di quell'accordo che è stato a suo tempo siglato, perché nel momento in cui si fa un investimento per la sicurezza significa che crediamo tutti nello sviluppo di questa, questa bellissima struttura industriale. Questi gioielli devono essere mantenuti e possibilmente anche implementati. L'invito al primo cittadino è arrivato dall'azienda, che ha mostrato come sia possibile produrre osservando strettamente le misure di sicurezza anti-Covid-19. Oggi con piacere accogliamo il sindaco e i consiglieri comunali per condividere insieme questo momento, per far vedere come siamo riusciti a rispettare le misure di sicurezza e il trend positivo che stiamo registrando in questo momento dei volumi. Poi. Ecco, la scorsa settimana abbiamo chiesto che possa essere il coronavirus a far ripartire Whirlpool, ha detto non mi sbilancio ancora ad oggi. Sì, ad oggi non ci sentiamo di sbilanciarci, quello che per noi è importante è essere pronti ad accogliere le richieste di mercato. Su maggio abbiamo ricevuto un forte incremento di volumi, parliamo circa di 15.000 pezzi. Per noi è difficile ora far previsioni anche in riferimento alla situazione di crisi generale e di emergenza nazionale, però siamo riusciti a rispondere positivamente alle richieste del mercato. Ecco qua, queste erano le parole della Whirlpool, richiesta di mercato che, ricordiamo, l'abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, ha fatto sì che per i lavoratori sia cessata momentaneamente la cassa integrazione e insomma stiano ripartendo a pieno ritmo almeno fino alla fine del mese, quindi un buon risultato, mettendo sempre chiaramente in primo piano la sicurezza dei luoghi di lavoro. Altro tema di cui parlavamo anche prima, quello del trasporto, perché il trasporto, soprattutto il trasporto pubblico, sarà insomma uno dei temi sorvegliati speciali, soprattutto nelle grandi città. Da noi intanto TM ha riportato gran parte dei mezzi sulla strada, ricordiamo che durante il lockdown andava con gli orari festivi e quindi con una riduzione importante, mentre invece adesso torneranno a viaggiare i mezzi pubblici, mascherina obbligatoria, distanziamento sociale, ma non solo. Anche un piano per rivedere proprio il trasporto pubblico. L'idea è di avere sempre più biciclette nelle nostre città, un'idea che peraltro a Siena insomma avevamo già intrapreso anni fa con la scorsa amministrazione, che aveva investito anche sul bike sharing, come vi ricorderete. E anche il governatore della regione Toscana Enrico Rossi è tornato proprio su questo tema, cioè l'idea di spendere qualche decina di milioni di fondi europei per garantire ai cittadini un contributo cospicuo per l'acquisto delle biciclette, quindi non solo bike sharing pubblico e condiviso, ma anche proprio incentivi all'uso delle biciclette o addirittura dei monopattini elettrici in quelle città dove è possibile. Siena è un po' più complicato. Sentiamo il servizio con le parole del governatore Enrico Rossi. Cambiare è possibile, lo dice il presidente della regione Enrico Rossi, affidando a Facebook le sue parole. Per muoversi e vivere meglio nelle città di domani servirà da subito incentivare l'uso di una mobilità alternativa, rappresentata, secondo Rossi, dall'uso di bici. Uno dei problemi più seri per la ripresa di lunedì 4 maggio, spiega Enrico Rossi, è il servizio di trasporto pubblico su ferro e su gomma. Trasporto pubblico che, per il governatore toscano, potrebbe diventare luogo particolarmente adatto alla diffusione di contagi. Il ricorso di molti toscani all'uso dell'auto privata spaventa. Non abbiamo bisogno di città ingolfate, di polmoni devastati dall'inquinamento, prosegue Rossi. L'unica soluzione possibile è promuovere veramente l'uso della bicicletta nelle città e nei paesi della Toscana. Il presidente non ha dubbi: presentare alla giunta regionale del prossimo lunedì di usare fino a 10 milioni di contributi europei per garantire ai cittadini un apporto
economico cospicuo per l'acquisto di biciclette. Altre decine di milioni, spiega Rossi, serviranno invece per allestire piste ciclabili e chiudere strade e piazze al traffico veicolare. D'altra parte, se pensiamo anche alla ripresa in sicurezza dei ristoranti, dei bar e delle attività commerciali, prosegue Rossi, l'unica strada è quella di avere a disposizione strade e piazze per mettere tavolini all'aperto, per fare le code e per passeggiare mantenendo la distanza sociale. Ecco qua, questa era la proposta del governatore Rossi. Non c'è dubbio che il tema della mobilità sia uno dei temi al centro del dibattito, non solo perché appunto i trasporti potrebbero diventare un luogo chiaramente di contagio o di minore sicurezza visto l'affollamento, non solo perché l'uso dell'auto privata per chi non vuole usare il trasporto pubblico ha paura o potrebbe reingolfare di nuovo le città, ma anche perché proprio è l'occasione forse per ripensare un piano complessivo della nostra vita e della nostra mobilità. Il lockdown ci ha insegnato a molti che lo smart working si può fare, che in certe occasioni può essere utile, certo va ripensato, anche lì va coordinato con la didattica online dei bambini, insomma tutto è ancora da rivedere, però di certo forse potrebbe essere l'occasione per ripensare un nuovo momento, modello di sviluppo e di economia diverso da quello che abbiamo visto fino a qui, diverso anche da quel modo di vivere le città così caotico, frenetico e, se vogliamo, anche inquinato, laddove invece la mobilità dolce potrebbe essere davvero una soluzione. Vedremo se da tutto questo nascerà qualcosa di buono. Intanto io vi ricordo il nostro numero di telefono, il 339 15 20 060 è il numero per stare in contatto con Radio Sera TV per i vostri messaggi, per anche i vostri vocali o le domande che potremo girare poi agli esperti. Nei prossimi giorni dovremmo avere ospite anche il prefetto di Siena per chiarire tante tematiche appunto sulle regole, cosa si può fare, cosa non si può fare, dove serve l'autocertificazione e dove no, e quindi potete già inviarci le vostre domande, mentre oggi nella seconda parte della nostra trasmissione andremo a parlare di cultura e di musei. Io mi fermo un attimo, piccola pausa, e poi torniamo ancora con gli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Allora, ieri appunto, come abbiamo detto, il bollettino segnava dei dati positivi anche in Toscana, dove scusate, nell'azienda sud-est, quella che ci interessa a Siena, un solo nuovo contagio in zona Piancastagnaio. C'è stata una vittima ieri a Siena, una persona che è deceduta, ci fa piacere ricordarla perché Stefano Montomoli, giornalista, radiocronista storico della Robur, anche voce di Radio Siena TV, anche ex direttore di Radio Siena TV, era ricoverato da 3 settimane in terapia intensiva, aveva 69 anni e si è spento per il coronavirus. E insomma, a lui, alla famiglia e agli amici vanno i nostri pensieri, i miei e della radio, che insomma ha sempre frequentato. La sua voce è stata un compagna per tutti i tifosi della Robur. Invece che chi ancora continua, appunto, chi continua a lavorare per battere proprio il virus sono medici, operatori sanitari e ricercatori in prima fila. Oggi sul Corriere di Siena un'intervista al direttore generale delle Scotte Walter Giovannini, che dice come il Covid abbia fatto crescere l'ospedale e perché la riorganizzazione ha costruito l'ospedale del futuro. Non torneremo più indietro, dice, cambiando gestione e filosofia saremo pronti allo sciame virale, quello che dovesse tornare appunto con nuove ondate. E anche da lui l'appello: dobbiamo essere intelligenti, questo virus non sarà l'ultimo, appunto adeguarsi a un cambio di paradigma che ci attende. E ancora sul tema sanitario, come dicevo, c'è anche al fianco del tema sanitario c'è anche quello della ricerca. La ricerca non solo di vaccini, di cui abbiamo già parlato
anche nei giorni scorsi, ma anche di farmaci antivirali attivi sul Covid-19, perché ricordiamo che al momento il virus non solo non ha un vaccino, ma non ha neanche un farmaco dedicato. Finora sono stati usati tanti farmaci che potessero avere degli effetti, ma si sta lavorando anche per trovare un farmaco antivirale specifico per questo tipo di infezione. L'Università di Siena in questo collabora ad un progetto nazionale con il gruppo coordinato dal professor Maurizio Zazzi del Dipartimento di Biotecnologie Mediche, che lavora insieme al suo team e anche altre 5 università italiane. Sentiamo a tal proposito il servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV. L'Università di Siena collabora ad un progetto di rilevanza nazionale dedicato alla ricerca di farmaci antivirali ad ampio spettro attivi anche sul coronavirus. Il gruppo coordinato dal professor Maurizio Zazzi del Dipartimento di Biotecnologie Mediche con i ricercatori Francesco Saladini e Ilaria Vicenti lavora insieme ai team di altre 5 università italiane ad un progetto di ricerca finanziato interamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha preso il via a ottobre 2019 e che, vista l'emergenza sanitaria in corso, sarà implementato per focalizzare gli sforzi sull'identificazione di nuovi farmaci attivi anche sul coronavirus. Il progetto è diretto da Raffaele Saladino dell'Università della Tuscia ed è un progetto molto originale, a me è piaciuto molto perché cerca di sfruttare le possibilità di quella che chiamiamo la chimica prebiotica. Prebiotica significa tornare indietro a quello che abbiamo ragione di pensare fosse il mondo chimico prima dell'inizio della vita sulla Terra. Il presupposto di questa iniziativa è che fra i composti generati all'inizio della vita ci possano essere delle sostanze in grado di interferire con la replicazione dei virus. L'obiettivo è quello di generare dei composti attraverso una simulazione della vita prebiotica che possano bloccare la moltiplicazione di questo virus. E appunto queste sostanze che hanno passato lo screening delle fasi precedenti hanno in effetti un'attività inibitoria che in prospettiva si può tradurre in un farmaco. Ecco qua, queste le parole del professor Zazzi dell'Università di Siena. Importante questa ricerca appunto sui farmaci antivirali per combattere il Covid-19. Andiamo a questo punto a fare il nostro salto oltre le mura e andiamo come ogni lunedì a sud della nostra provincia, il sud che è stato al centro insomma di questa epidemia, è stata forse l'area più colpita, prima con il focolaio di Chiusi, poi con quello di Chianciano dovuto al Salsaterme, le vittime di Piancastagnaio, la situazione drammatica della residenza sanitaria di Sarteano, insomma un territorio davvero colpito che sta piano piano cominciando a rimettersi sulle gambe. E ce lo racconta come ogni lunedì la nostra Francesca Campanelli. Buongiorno Giulia, allora finalmente il 4 maggio è arrivato e inizia la fase 2 anche per il sud della provincia di Siena, territorio che ha pagato di più a livello di contagiati, a livello di morti fin qui per questa drammatica epidemia. Ricorderete 2 mesi fa il primo caso di contagio in provincia di Siena, proprio in Amiata, nel comune di Piancastagnaio, il giovane giocatore della Pianese, poi i tanti casi di Chiusi, di Torrita di Siena e la vicenda drammatica della RSA di Sarteano. Si riparte con aziende, alcune aziende che riaprono, ci risulta che siano pochissime, veramente poche quelle che riaprono a pieno regime, quindi oltre a tutte le precauzioni del caso ci sono turni, personale ridotto, ma si cerca di ripartire. Si cerca di ripartire anche se nelle ultime 48 ore ci sono stati dei nuovi casi, un nuovo caso a Sarteano, un giovane di 23 anni però esterno, un caso completamente esterno alla RS
Basea e c'è stato un nuovo caso a Piancastagnaio. Si riparte con le regole che ci accomunano all'Italia, con le regole che ci accomunano alla regione toscana di cui avrete già abbondantemente parlato. Si riparte con alcuni casi che preoccupano gli amministratori, ancora una volta nel comune di Abbadia San Salvatore, con l'appello denuncia del vice sindaco Lucilla Romani, che ha detto si vedono troppe persone in giro, troppe persone che non stanno rispettando le minime indicazioni, l'uso di mascherina, il divieto di assembramento. Insomma, c'è stato l'ennesimo appello forte nel comune amiatino. E poi ci sono i sindaci. Io qualche giorno fa ho rivolto anche un augurio, no, ai sindaci della provincia di Siena, sperando che siano messi effettivamente nelle condizioni di poter gestire nell'ambito di una cornice normativa nazionale questa fase 2. Loro che conoscono i cittadini, le esigenze, devono avere in mano gli strumenti e i poteri per poter intervenire. Speriamo che lo facciano bene, perché c'è stato un tentativo, insomma, poco felice del sindaco di Chiusi, comune colpito, lo sapete, da tanti casi di coronavirus, che aveva fatto un'ordinanza lampo dicendo che era possibile per parrucchieri, per barbieri andare a fare il servizio a domicilio. Ovviamente ha dovuto fare un passo indietro. Si riparte, si prova a ripartire. Ti saluto con una nota personale: mi avete anche tenuto compagnia in queste mesi, non settimane ormai, di lockdown assoluto. Si cerca di ripartire, anche io da questa mattina tornerò fisicamente nella redazione di NTI, anche perché lo smart working con due bimbi piccoli come i miei non è così facile. Si riparte con tanta voglia di fare bene, di raccontare quello che è successo, e speriamo un bel futuro per tutto il nostro territorio. Non è facile, soprattutto per noi donne, ripartire. Non è stato facile questo periodo, non sarà facile quello che ci aspetta. Le scuole, come è giusto che siano, restano chiuse. Dobbiamo fare i salti mortali, perché è giusto lavorare, ma dobbiamo prenderci cura dei figli. La mia raccomandazione te l'ho fatta, ricordi Giulia, proprio a te, la tua trasmissione 2 mesi fa, quando tutto è iniziato. Facciamo il possibile per non lasciare i nostri bambini con i nonni. Per me probabilmente è più facile che per altre persone, perché lavoro nello stesso posto, nella stessa azienda del mio compagno, ma insomma facciamo il possibile per affrontare questa nuova fase, per riprendere se possibile il lavoro, ma evitiamo di lasciare i nostri bambini con i nonni, perché continuano ad essere i soggetti più fragili. Buongiorno Siena, ma vorrei dire buongiorno Toscana, buongiorno Italia. Speriamo che sia l'inizio, il mattino davvero di un periodo tranquillo, di un periodo di rinascita. Ecco qua, grazie alla nostra Francesca Campanelli, buon lavoro a lei, alla redazione di NTI a sud della provincia, che ricomincia il lavoro. Speriamo che sia un mattino di rinascita. Questo 4 maggio, insomma, era atteso da tutto il paese, un po' come davvero la finestra da riaprire sul mondo. C'è voglia di stare fuori, c'è voglia di cambiare, di riprendere la propria normalità, e lo si è visto già appunto nei giorni scorsi, come accennavo in apertura, dalla gente che si è riversata in strada a camminare, a prendere aria buona, complice anche questo weekend di davvero ormai primavera inoltrata e alte temperature. Bisogna ricordare ancora che ci sono delle regole da rispettare, e forse non tutti le hanno comprese. Insomma, ci continuano a dire le autorità a tutti i livelli: non è un via libera, non è un liberi tutti, non è un rompete le righe, bisogna stare attenti, perché proprio in questo momento bisogna evitare l'ondata di ritorno, e quindi utilizzare le mascherine laddove non si può mantenere la distanza sociale, e obbligatoriamente nei luoghi chiusi, evitare gli assembramenti. Si può camminare, sì, ma non ci si può ritrovare a fare i capannelli come facevamo una volta, o a sedere sugli scalini a bersi la birra anche se il bar è chiuso. Insomma, ci sono delle buone regole da rispettare, e davvero in questo momento l'appello è al senso civico e di responsabilità dei cittadini, che sono il primo motore di questa fase 2. Fase 2 che passa anche dalle riaperture, come abbiamo detto.
in parte, anzi a partire proprio dai parchi pubblici, perché già da oggi sono stati tolti, l'ho visto già stamani venendo in radio, i sigilli bianchi e rossi ai giardini e alle aree pubbliche, riaprirà anche la fortezza, anche se, ricordiamo, saranno ancora interdette le aree giochi per i bambini e le aree per il fitness, riapriranno soltanto i giardini dove si può insomma camminare, anche lì la regola è sempre quella di evitare gli assembramenti, ci dovranno essere anche dei controlli insomma per evitare che siano troppo affollati. Intanto sulla fortezza c'è stata anche un'idea lanciata dall'amministrazione, l'idea è quella di concedere ulteriore suolo pubblico per favorire l'attività dei ristoranti e proprio la fortezza potrebbe ospitare alcuni degli operatori della ristorazione cittadina. Sentiamo il servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV. L'emergenza Covid-19 non impedirà, salvo nuove disposizioni governative, di far vivere la fortezza durante l'estate. I bastioni, se tutto andrà bene, torneranno ad ospitare nuovamente le attività sociali di intrattenimento di Vivi Fortezza. Ma non solo, l'amministrazione sta lavorando per concedere ulteriore suolo pubblico alle attività ristoratrici. La fortezza potrebbe far spazio infatti fino a 30-40 operatori della città. Ne ha parlato il sindaco Luigi De Mossi. È in cantiere l'allestimento di uno spazio per poter ospitare a turnazione i ristoranti e i bar, come dicevo, perché anche quella sarà un elemento fondamentale. Non sarà l'unico luogo dove potremo allocare i bar e i ristoranti, ci saranno anche altre piazze, sicuramente per esempio il Tartarugone, tanto per fare un esempio, sicuramente il Prato di Sant'Agostino, tanto per farne un altro. Altre zone stiamo valutando, ovviamente su richiesta e con un criterio equilibrato per la distribuzione di questi spazi, ovviamente, per tutti quei soggetti che non hanno la possibilità di avere vicino alla propria attività commerciale uno spazio che non consenta appunto un allargamento del suolo pubblico, e quindi cercheremo di creare delle isole, per così dire, magari gestite in maniera unitaria, in modo che si possa equilibrare anche i rapporti commerciali tra le singole attività. Ecco qua, intanto scorrevano per chi ci segue in TV le immagini del Vivi Fortezza, gli eventi dello scorso anno con i concerti visti oggi sembrano davvero lontani anni luce, tutta quella gente assembrata sotto il palco, speriamo davvero di poterci tornare presto a vivere questi eventi così anche comuni, no? Collettivi per stare insieme, che è una delle cose, la socialità che ci manca di più. Breve pausa, torniamo e poi parliamo di cultura. Buongiorno Siena, bentornati in diretta, in attesa di collegarci con il nostro ospite, insomma parliamo di riaperture e c'è un altro settore che va verso la riapertura, anche se con grandi limitazioni e ancora con grandi punti interrogativi, che è quello del terme e dell'attività termale, e anche loro devono ancora capire bene cosa succederà, un settore importante per il tessuto senese. Sentiamo i dettagli nel TG di Siena TV. Il protocollo a cui fa riferimento, un protocollo è stato scritto da medici facenti parte del FORST, che è il comitato tecnico scientifico e di ricerca anche del settore termale. Una data di riapertura definita in questo momento non c'è. Stiamo ragionando noi, interloquendo con i nostri rappresentanti, per un'eventuale riapertura dal 1° di giugno, quando riapriranno anche le attività, diciamo, dove c'è anche una certa socializzazione, vedi bar, ristoranti e quant'altro. Stiamo cercando di capire come riuscire a rispettare tutte queste regole per avere appunto la massima sicurezza per quello che andiamo a fare. I nostri problemi più grandi e su quali stiamo lavorando sono principalmente appunto l'arrivo delle persone, e l'altro tema che ci sta facendo ragionare molto sono gli spogliatoi. Stiamo pensando a sistemi basati su fotocellule, dove noi prestabiliremo il numero massimo di persone che possono stare in contemporanea all'interno dello spogliatoio,
le fotocellule smarcheranno i numeri sia in entrata che in uscita, per cui se ci dovesse essere già lo spogliatoio completo scatterà il semaforo rosso e non si potrà di fatto accedere. Ultima zona dove ci vuole massima attenzione è quella delle vasche termali, per non parlare ovviamente del bar, del ristorante, delle cure dei fanghi piuttosto che di quelle inalatorie, del centro benessere dove si fanno massaggi. Insomma, capite che la complessità di un'azienda come questa è abbastanza elevata e quindi riuscire ad articolare, a trovare le soluzioni migliori per tutti in questo momento è abbastanza complicato. Ecco qua, queste erano le parole, insomma, di chi deve riaprire le terme, soluzioni complicate da trovare. Purtroppo le soluzioni complicate sono un po' per tutti e anche per chi ha un orizzonte vicino come quello delle prossime riaperture. E a tal proposito andiamo proprio a parlare di chi dovrebbe riaprire il 18 di maggio ma ancora non ha indicazioni chiare su quello che dovrà fare, e parliamo di musei. Per parlare di musei andiamo in collegamento via Skype con il direttore scientifico della Fondazione Musei Senesi, Elisa Bruttini. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Elisa, buongiorno. Allora, dicevamo, riapertura il 18 maggio, teoricamente riaprono anche i musei. Proprio in vista di questa data, il presidente di Fondazione Musei Senesi Alessandro Riccieri insieme alla presidente del sistema dei musei di Maremma Irene Lauretti hanno scritto un appello al ministro Franceschini, che poi ha raccolto l'adesione di altri 16 tra musei e sistemi museali della Toscana. Praticamente tutti i musei locali della Toscana hanno scritto a Franceschini per chiedere attenzione, perché fino a qui, dite voi, si è parlato dei grandi musei statali, ma chiaramente non ci sono solo gli uffizi in Italia, ci sono anzi per la maggior parte piccoli musei di territorio che sono il cuore della nostra identità locale, ma anche quelli più in difficoltà, no? Esatto, sono forse in realtà anche quelli che hanno una chance in più nell'occasione, proprio perché rispetto agli uffizi, a grandi musei che danno una sensazione di code all'ingresso e folle all'interno, in realtà i nostri piccoli musei diffusi sul territorio sono quelli che anche da un punto di vista di sicurezza forse daranno più garanzie e attenzioni, perché già sono in località un po' più periferiche, quindi vorremmo comunicare anche questa sensazione di benessere, di piacevolezza e di riscoperta. Quali riapriranno il 18, mi chiedevi? Chissà, difficile dirlo, come già accennavi, perché siamo ancora in attesa delle linee guida ministeriali che dovrebbero dare le indicazioni per la sicurezza delle opere e delle persone, sia dei visitatori che ovviamente degli operatori museali, rispetto alle quali poi eventualmente la regione, che è competente per i musei di ente locale, darà indicazioni ulteriori. Proprio oggi leggevo che anche Franceschini ha ammesso che la data del 18, che non a caso è la giornata internazionale dei musei riconosciuta dall'ICOM, che è l'istituzione somma a cui fanno riferimento le istituzioni museali e i professionisti della cultura, e sostanzialmente molti, pochi saranno quelli in grado di garantire queste condizioni, anche perché e purtroppo questo è anche uno degli argomenti del nostro appello. È evidente che, come per gli uffici e qualsiasi attività, la sanificazione, la creazione di dispositivi ad hoc, dai plexiglass alla contingentazione delle presenze, costituiscono un aggravio ulteriore di spesa per questo tipo di musei. Per musei che, ricordiamo, spesso hanno budget relativi e che spesso rientrano all'interno di budget comunali, che spesso sono gestiti da cooperative, insomma, cioè i musei locali sono una realtà un po' particolare e anche molto diversificata, perché mettono insieme i grandi luoghi di attrazione, penso a San Gimignano, a Pienza, no? O a Montepulciano, ma anche invece i luoghi più piccoli, quelli proprio che servono per mantenere l'identità locale ma che sono fuori dai grandi circuiti. Esatto, sì, musei anche che rispetto a questa emergenza hanno chiaramente sofferto in questo periodo, come molti hanno visto gli operatori in cassa integrazione, in ferie forzate, quindi forse la data del 18 va pensata un po' come una ripresa delle attività poi sul medio termine per essere pronti auspicabilmente a giugno.
per quel piccolo turismo locale che potrebbe riattivarsi, e questo anche sull'onda un po' delle facilitazioni nazionali. Sempre su questo il Ministero ha previsto degli incontri sui temi del turismo, e come si è sentito dire anche dei voucher per sostenere chi si muove in Italia anche per viaggi di stampo culturale. Nell'appello che abbiamo rivolto al Ministro, e che appunto già nella doppia firma dei due sistemi di Grosseto e Siena rappresenta ben 100 musei, perché questa è la somma dei musei dei due sistemi, insomma è una cifra. Ricordiamo che Fondazione Musei Senesi raccoglie circa 45 realtà museali del territorio, i sistemi di Maremma evidentemente anche di più, insomma. Esatto, loro sono strutturati in modo diverso, è un sistema che fa capo al comune di Massa Marittima, ma ha una struttura meno centralizzata della nostra, ma di fatto sono 56, quindi abbiamo superato la mitica quota 100. In più avete accodato tutti gli altri sistemi museali della Toscana, dalle Alpi Apuane al Mugello a tutti quanti, no? Esatto, c'è un buon numero, sono ad ora 18, perché dopo la sottoscrizione inviata al Ministero sono pervenute altre adesioni, non ultima anche quella del Centro Pecci, che afferisce alla rete del contemporaneo anche dei musei civici dei dintorni. Poi abbiamo le adesioni del MUDEV, del sistema museale del Volterrano, quindi siamo anche su Pisa, diciamo tutte le province della Toscana con i sistemi principali, quelli territoriali diciamo, ma anche alcuni tematici. È il caso dell'Associazione delle Case della Memoria, per esempio. Hanno aderito proprio perché la sensazione è che spesso si sente parlare di patrimonio nazionale riferendosi o comunque collegando nel nostro immaginario tutto questo a una brera, agli Uffizi, a un bargello del caso. Invece il tessuto culturale italiano è quello che tante volte si sente citare anche come intimità col patrimonio, come vicinanza delle opere ai contesti di provenienza, è fatto da questa rete straordinaria di piccoli musei locali, che sono quelli che adesso hanno anche una chance diversa, probabilmente, cioè immaginando un pubblico di prossimità, quindi di vicinanza geografica, dovrebbero poter cogliere anche una sfida di accorciare ulteriormente le distanze fra sé e le comunità locali, proprio per ripensare anche un po' la funzione del museo, perché è evidente che non avremo visitatori che vengono da troppo lontano, sicuramente non dall'estero, e questa è una delle possibilità, oltre a quella del digitale, che stiamo anche noi cercando di immaginare e sviluppare per i prossimi mesi. Perché già nelle settimane scorse avete lavorato sul digitale, avete fatto un sacco di lavoro sui social, un po' come tutti i musei, no? Che si sono riversati sui social per cercare di mantenere vivo il legame con il loro pubblico, ma potrebbe essere proprio l'occasione forse per conoscere anche la comunità stessa, perché ammettiamolo, noi stessi senesi non è che abbiamo così tanta conoscenza e consapevolezza dei musei che abbiamo intorno, della provincia, delle perle che ci sono nel nostro territorio, no? Quindi potrebbe essere proprio l'occasione per cominciare a scoprirlo proprio noi senesi. Sì, anche perché probabilmente le gite fuori porta torneranno un po' di moda, vista la fuori porta vicine, però. Esatto, certo, capisco che se il museo è già un posto che crea un po' di diffidenza e di distanza, immaginare che le persone superino quella barriera, si vadano a inserire all'interno di un luogo chiuso, può essere frenante. Proprio per questo lo sforzo un po' è di rendersi anche più semplici nella comunicazione. Come dicevi, abbiamo cercato anche attraverso una challenge pensata proprio per raccontare quello che nelle nostre case può essere interpretato come opere d'arte personali, come collezioni delle nostre vicende umane, ecco, durante questi due mesi anche il dialogo con i visitatori online, se non quelli fisici, è stato portato avanti. I singoli musei poi hanno fatto tante attività, penso al conto alla rovescia del Museo di Cetona che ha compiuto 30 anni nei giorni scorsi. Esatto, all'altro grande lavoro editoriale che ha appena inaugurato l'archeodromo di Poggibonsi. Abbiamo avuto anche tempo fa il direttore dell'archeodromo qui da noi.
poi musei d'arte, Montepulciano, Pienza, Buonconvento, Asciano e ancora Murlo per l'archeologia, ha lavorato molto, le stanze della memoria, la sinagoga, il museo del paesaggio, quindi hanno risposto un po' anche al nostro appello di farsi vedere sui social. Vero è che in queste prime settimane è stato anche difficile coordinarsi per noi come per tutti, perché tutti hanno visto in questi strumenti, dai virtual tour in poi, delle possibilità inattese ma anche l'uniche. Pensiamo agli Uffizi, che nei giorni scorsi l'avete letto dappertutto, hanno aperto anche un canale su TikTok. Cosa che, se ci si pensa, fino a qualche anno fa poteva sembrare un'eresia, no? Gli intellettuali si sarebbero scagliati lancia e resta contro il povero Eichmann, perché TikTok è considerato il social dei ragazzini, insomma, e quindi poteva sembrare una lesa maestà, no? In realtà invece già con la sfida dei Getty di emulare le opere d'arte nelle proprie case, nelle pose più stravaganti e con gli oggetti più bizzarri, si era già battuta un po' questa strada della messa anche alla berlina dell'eccesso di imponenza dei grandi musei delle opere d'arte. Quindi forse su questa stessa linea, pur con dei limiti, a mio parere bisogna anche immaginare questa ripresa di contatto con i nostri pubblici. Cioè, abbattere la distanza con il pubblico e far diventare il museo un luogo di familiarità. Esatto, come dovrebbe essere, perché bene o male è un'insistenza che sta nei nostri borghi, nelle nostre città, al pari, perché no, di una farmacia, di un locale dove facciamo una spesa o andiamo a prendere il caffè. Insomma, deve essere molto più all'interno di un tessuto cittadino, deve essere un posto dove si passa con una serenità che è quasi quotidiana. Questo per la nostra cultura dovrebbe essere semplice, proprio perché ci siamo circondati, siamo immersi patrimonio, quindi non credo che, tanto più adesso, visti anche un po' di ragionamenti che tutti noi dalle nostre case abbiamo fatto sul senso di cittadinanza, di responsabilità civica, anche di spirito patriottico, forse questa volta eccedendo rispetto alla realtà dei fatti, però ecco, la riscoperta del patrimonio culturale può essere anche una chiave di lettura di questo momento. A tal proposito, voi state lanciando anche una idea, no? State lavorando a un'idea che è quella del biglietto per il futuro, cioè acquistare oggi un biglietto da utilizzare domani, in sostanza. Esatto, usciremo proprio in questi giorni, la piattaforma è già pronta. Si tratta di un progetto sostanzialmente a sostegno della fondazione e quindi anche dell'attività dei musei, che prevede o una contribuzione liberale generica a Fondazione Musei Senesi, o più facilmente l'acquisto un contributo minimo che permette l'utilizzo di un voucher da spendere in servizi che saranno probabilmente degli accessi a musei, oppure dei gadget, o comunque delle facilitazioni che il museo offre non appena riaprirà, per il visitatore che vorrà recarsi lì e sostanzialmente riscattare quel voucher. Si tratta di cifre simboliche di 10 euro per le coppie e 15 per le famiglie, per ottenere appunto il voucher di questi servizi, e appunto i nostri musei stanno piano piano aderendo, e a breve si potrà scegliere come e quale sostenere. Quindi è un tentativo anche per noi, che siamo una fondazione no profit, di sensibilizzare il pubblico, dandoci un aiuto concreto che anche nel piccolo veramente per questi musei fa. Anche idealmente, ecco, questo già sarebbe un riconoscimento forte. Anche proprio come sensazione di dire ok, ci siamo pronti a ripartire, ci abbiamo anche il supporto della nostra comunità. Esatto. Bene, quindi insomma torneremo a scoprire le terre di Siena anche attraverso i musei senesi, anche attraverso il biglietto per il futuro, e soprattutto magari davvero con quel turismo di prossimità che invece di andare tanto in giro ci farà fare piccoli spostamenti sicuri, andare a cercare comunità piccole, intime, dove non ci sia affollamento e dove magari potremo scoprire qualcosa in più, no? Sì, certo, vi aspettiamo, e soprattutto rimanete aggiornati sia sui nostri canali social che sul sito web, dove via via anche noi inseriremo le novità relative alle aperture e alle attività che i musei svolgono. In attesa appunto di capire cosa cambia il 18 di maggio, chi c'è, chi non c'è, chi deve ancora fare
delle cose, chi invece sarà pronto, diciamo, ad accogliere visitatori. Esatto, grazie. Grazie, grazie al direttore scientifico di Fondazione Musei Senesi Elisa Bruttini, buon lavoro a voi e a tutti i musei del territorio. Grazie, grazie a voi. Buona giornata. Ecco qua, questa era la Fondazione Musei Senesi in attesa appunto il 18 di maggio, che è data fissata per la riapertura dei musei. Piccola pausa e poi torniamo per chiudere. Buongiorno Siena, bentornati in diretta lunedì 4 maggio, avvio della fase 2. Noi vediamo anche cosa succede in Valdelsa facendo il nostro salto oltre le mura verso il nord della provincia, dove c'è per noi Filippo Tecce. La Valdelsa piange e saluta la scomparsa di Pierluigi Alinari. Aveva 85 anni, se n'è andato nel giorno del 1° maggio, nel giorno della festa dei lavoratori. Alinari è stata una figura molto importante nel settore del camper della Valdelsa, ma non soltanto. Una lunga carriera a livello imprenditoriale, appunto partita all'inizio degli anni 70 nel settore del camper come venditore di parti terze. Una carriera che sostanzialmente è terminata 2 anni fa, cioè nel 2018. Di recente, lui aveva 75 anni, era comunque il 2010, Alinari aveva fondato ex novo da zero la PLA, azienda camperistica adesso a Colle di Valdelsa. C'è stato tra l'altro anche il ricordo compatto, unito da parte di tutti i sindaci del territorio. Settore del camper che riparte, che ricomincia oggi la sua produzione. Tra l'altro, proprio in questo senso, nei giorni scorsi c'è stata la sottoscrizione di un protocollo di sicurezza, un accordo firmato dalle aziende insieme ai sindacati. È un protocollo molto denso e molto dettagliato. Proviamo a fare una sintesi. Anzitutto, c'è stata una vera e propria modifica e rimodulazione delle fasi di lavoro per rispettare il cosiddetto distanziamento sociale, cioè per rispettare la distanza di sicurezza di 1,80 m. Sono state prese notevoli precauzioni per quel che riguarda l'entrata e l'uscita degli operai nelle fabbriche, quindi la timbratura in sostanza, precauzioni che riguarderanno anche la mensa, cioè la pausa pranzo. Per esempio, sono stati montati dei vetri in plexiglass. Insomma, un accordo anche molto molto dettagliato, ecco, per far sì che la produzione possa ripartire, ma possa ripartire in sicurezza, come si sente spesso dire. Dunque, oggi sono ripartite le fabbriche di camper della Valdelsa. La crisi sanitaria c'è ancora, non è scomparsa, però l'altra faccia della medaglia, come diciamo spesso, è quella delle difficoltà, delle complessità da un punto di vista economico per le aziende, per le piccole e medie imprese. Ovviamente non fa eccezione a questo ragionamento Poggibonsi, e infatti ci sarà una mobilitazione delle attività commerciali di Poggibonsi in programma questa mattina dalle 10.30 fino alle 13, un po' sull'onda di quelle che sono le richieste della Confesercenti di Siena, quindi una riapertura anticipata di alcuni esercizi commerciali. Questa è una richiesta fatta appunto al governo Conte. E poi l'altra è quella di avere dei contributi a fondo perduto per quel che riguarda i costi appunto di messa in sicurezza dei vari esercizi commerciali, per evitare il diffondersi del Covid-19. Chiudiamo con una buona notizia, perché la raccolta fondi promossa dai sindaci ha permesso all'ospedale di Campostaggia di Poggibonsi di fare un investimento strumentale di 48.000 euro, quindi sicuramente una notizia molto molto positiva. Ecco qua, queste le notizie dalla Valdelsa. Oggi è il giorno in cui ripartono anche alcuni sport, gli sport individuali che possono cominciare a riallenarsi. Come abbiamo detto, è possibile l'attività motoria all'aperto, la passeggiata, ma anche la corsa, la bicicletta, sempre restando a distanza di sicurezza e in modo individuale. Non è ancora chiaro invece cosa succede al Siena. Lega Pro, giovedì l'assemblea, leggo dal Corriere di Siena, si va verso il blocco definitivo del torneo. Anche il Siena si interroga sul futuro e cerca un partner da affiancare all'attuale proprietà. Giorni di incertezza, ma qualcosa si muove. L'ipotesi appunto sul tavolo è quello di bloccare la Lega Pro, però giovedì l'assemblea dovrebbe
fare chiarezza anche in questo caso e far capire ai tifosi cosa sarà della stagione del Siena. Noi siamo in chiusura in questo lunedì 4 maggio, inizio della fase 2. Nei prossimi giorni racconteremo questa riapertura del paese. L'appello che faccio anche mio è sempre quello al senso di responsabilità e di civiltà delle persone. Siena lo ha già dimostrato nelle scorse settimane, insomma dipende molto anche da noi come andrà questa fase 2, se questa libertà e riapertura che tanto abbiamo atteso sarà, continuerà ad esserci, o se invece ci sarà di nuovo limitata. Grazie a tutti di averci seguito, grazie come sempre a Samu Piras in regia e buona giornata. Noi ci vediamo domani con Buongiorno Siena.